E adesso, dopo aver fatto questo video da esempio da dove partire per persone di una specifica area geografica nello studio dell'addizione, vorrei fare un video sul senso dell'addizione stessa, almeno per come la vivo io, sperando di trasmettere un interesse se non una passione per questa materia. Io sono Donatella Bartolomei, sto registrando tutta una serie di video che riguardano le mie proposte di corsi, dal teatro al canto, alla lettura espressiva, agli corsi sperimentali di lavoro su di sé attraverso il linguaggio artistico e creativo. E in questo caso stiamo parlando di dizione della lingua italiana. La dizione è una materia, come ho già detto in un video in cui parlo dei miei corsi di dizione, e a tal proposito, per chi fosse interessato ai miei corsi di dizione, sotto il video c'è sia il mio numero di telefono che il mio indirizzo mail per chiedere informazioni. Peraltro, i corsi di dizione si possono svolgere sia in presenza che anche online, e quindi da tutte le parti d'Italia, volendo. Infatti, io prima ho fatto un video in cui parlavo dell'approccio di persone di un'area geografica particolare. Ho preso la zona di Milano e provincia, Varese e provincia, Novara e provincia, ma non, io insegno dizione a persone che parlano in qualsiasi modo da tutta Italia. Quindi era semplicemente per dare un esempio specifico, per far passare dei concetti attraverso un esempio pratico. Che cos'è la dizione? Allora, io ora parlerò di concetti il più possibile creativi, artistici, filosofici, appassionanti. E appassionati, ecco, non voglio fare la storia, non sto facendo didattica in questo momento. Questo non è un video didattico in senso stretto, ma vuole essere un video in cui io vorrei passare quella che può. Perché studiare dizione? Perché dovrebbe essere una materia interessante in un'epoca in cui si parla sempre peggio e la grammatica, ancor prima della dizione, è sempre più snobbata? Perché l'addizione, cioè, non è solo un fatto formale, culturale o per fare i secchioni, o che deve interessare solo a chi fa teatro, a chi vuol recitare, a chi vuole leggere, a chi vuole avere una parlata pulita per X motivi. È una cosa che può interessare a tutti quanti, assolutamente. Il che non deve denigrare, come ho già detto, far passare in secondo piano le parlate locali. Hanno esse stesse la loro dizione, le loro regole. Però esiste un italiano neutro, così come esiste una grammatica italiana. Esiste anche il modo di pronunciarla, ma perché la parola è musica? La musicalità della voce e la musicalità della parola, del linguaggio, si uniscono. Io sono una ricercatrice, anche un'appassionata di linguaggi e simbolismi. Lavorando proprio nella sperimentazione vocale, nella sperimentazione teatrale, anche nella sperimentazione linguistica. Infatti, io lavoro anche sui linguaggi arcani, ho tutto un lavoro di ricerca su di sé, di espressione di sé. La dizione non è un linguaggio arcano, ha delle regole ben precise, ma è musica. La parola è musica. Se io recito un brano, che è stato scritto in italiano, adesso porto un esempio molto banale. Se lo pronuncio nel modo corretto, ne esalterò la musicalità originaria. Per esempio, mi vengono in mente i versi da Che dici o parola del saggio di Gabriele D'Annunzio, che io amo molto. Che dici o parola del saggio, conviene che l'anima lieve, sorella del vento selvaggio, trascorra le fonti ove beve. Se io lo pronuncio nel modo esatto, al di là che la canti, perché poi in realtà questa è una canzone di cui poi ho fatto mille versioni sperimentali, vabbè, però al di là di questo, conviene che l'anima lieve non suona allo stesso modo, non ha la stessa musicalità. Se io dico, per esempio, alla lombarda, conviene che l'anima lieve, chiudo tutte queste, oppure trascorra le fonti ove beve. Non suona allo stesso modo se uno con un accento, per esempio, del Sud Italia, di certe zone del Sud Italia, dicesse trascorra le fonti ove beve.
Stona, la musica non è più la stessa. Ma non si tratta solo di poesia, questo è un linguaggio poetico. Si tratta anche di quando parliamo di prosa. La musicalità della parola è scritta in un certo modo, come un brano musicale. Le note su uno spartito raccontano una storia. Le parole raccontano una storia. Il cantare, pronunciare, è sempre un cantare perché la parola è musica. Le parole, come le canto, canto in senso recitare, sto parlando di parlato, lo chiamo cantare perché per me è musica. Come lo recito, suona in un certo modo. Perché privarci di questa bellezza? Dopodiché uno è libero quando va a fare la spesa di parlare col suo accento locale, della sua provincia, della sua zona, di come è cresciuto, dopo aver studiato dizione, perché come ho già spiegato, la dizione per essere studiata va praticata in modo più continuativo possibile per tanto tempo, perché il nostro cervello deve registrare un'alternativa di un parlato che è stato praticato in tutt'altro modo per tanti anni. Poi, una cosa che ho già accennato, dietro lo studio della dizione non c'è solo la dizione stessa, c'è un lavoro del nostro cervello importante. In modo, diciamo, è un lavoro su più ottave, ma qualsiasi materia, io più vado avanti nel tempo, più mi accorgo che qualsiasi materia ha più ottave. Ottave intendo dire più livelli di percezione, più livelli di profondità. Nel momento in cui io esercito questa capacità di imparare un parlato, che è un po' come imparare una lingua, anche se non ci sono diverse regole grammaticali, ma è un po' come imparare una lingua. Imparo a parlare, non essere parlato, mi accorgo di quanto non sto attento a come parlo. E il parlare non è solo un fatto formale. Parlando nominiamo le cose. Qualcuno ha detto, nominando le cose creiamo il mondo. Il mondo è stato creato dall'uomo, il mondo nel senso la realtà in cui io soggetto sono. Nominando le cose le creo, nominando le cose le faccio vivere, nominando le cose racconto una storia e ogni fatto è un racconto e ogni racconto è un'emozione e ogni racconto e ogni emozione è una vita, è un mondo, un universo in sé. Io vorrei proprio portare ora su un'ottava più alta questo discorso, non solo in soldoni. Poi c'è quello che mi dice: vabbè, io devo studiare dizione perché sono obbligato, perché devo fare, che ne so, sto provino, e vabbè, c'è anche quello, ma io dal mio punto di vista non è bene fermarsi lì, anche perché nessuno deve essere obbligato, costretto dalle circostanze a studiare una cosa così bella. Dovrebbe appassionarsi nel caso migliore, ma almeno interessarsi, incuriosirsi e scoprire delle nuove possibilità. A livello cerebrale apre veramente nuove porte, perché mi accorgo di quanto non presto attenzione a come parlo. Qui ho uno dei miei cani che sogna, e se sentite dei versi strani o vedete che muovo un braccio perché la sto accarezzando, non si vede, ma è qua su, è qua vicino a me, sul divano. Quindi c'è questo lavoro mentale, scusate, cerebrale, non mentale, molto importante. Apro a delle nuove possibilità di linguaggio, scopro la bellezza della musicalità, della parola, anche perché studiando dizione imparo anche a scandire, a gustare, a me piace dire, a gustare le parole. Infatti, come ho già detto nell'altro video, un esercizio interessante è provare a praticare la dizione raccontando qualcosa che mi emoziona, così come per chi fa teatro, esercitando una parte, con anche il gesto, il corpo, le emozioni, l'azione con l'altro. Se uno non è ben dentro questa cosa, non l'ha già esercitata molto, lo perde immediatamente, perché subito il cervello si va a concentrare sulle necessità primarie, che in quel momento sono altre.
Nel momento in cui noi riusciamo a unire l'emozione, il controllo della parola, la musicalità della voce, la bellezza, veramente un grande lavoro anche di equilibrio dei nostri emisferi cerebrali. Quindi vedete che dentro la dizione, come dentro, poi se andiamo a scavare ogni materia, anche la più considerata umile. C'era una frase bellissima di Lorenzo Stuni che parlava in quel momento di lavare i piatti, no? Che può sembrare una pratica quotidiana che facciamo tutti per forza, che non è particolarmente bella. Diceva, lavando i piatti illumini il sorriso del Buddha, fai luccicare il sorriso del Buddha. Cioè, per dire che in ogni pratica ci si accorge che dentro ci sono veramente un sacco di cose interessanti. Gli emisferi cerebrali si equilibrano perché io unisco sia l'aspetto emotivo, emozionale, che sia nel dialogo quotidiano con chi che sia, o che sia su un palcoscenico recitando una parte, o che sia leggendo ad alta voce il passo più appassionante del mio romanzo preferito. Okay, quindi ci sono le emozioni, ma c'è anche il controllo, l'abbandono e il controllo. Qualcosa che poi si sperimenta nell'arte, si sperimenta molto, l'abbandono e il controllo dell'artista. E perché non esserci questo aspetto anche nello studio dell'addizione, anche per una persona che non pratica arte? È un'arte anche questa? Perché no? Quindi questo per dire, poi se a uno non interessa, non interesserà mai, neanche dopo tutte le mie parole, io non sono qui per cercare di come si dice, di convincere nessuno. Però se una persona si sta appassionando, io la invito, o almeno interessando, io la invito a non sottovalutare questa materia. Poi c'è un aspetto culturale, ovviamente, il preservare la lingua. Dopodiché uno può parlare 20 lingue ed è ancora più allenato, ancora più portato a nuove conoscenze. Nuovi paesaggi, diciamo, del linguaggio e del suono e del mondo, però preserva nell'addizione della lingua italiana, preserva un aspetto culturale importante con cui puoi giuocare, mi piace dire giuocare, con cui puoi giocare. Poi il lavoro sul linguaggio, io faccio sperimentazione, quindi faccio cose stranissime, poi si può giocare al linguaggio in mille modi. Ripeto, nulla esclude qualcos'altro, così come la dizione della lingua italiana studiata in modo corretto non esclude il poter parlare poi liberamente nessuno parla sempre in dizione perfetta, con la musicalità perfetta, con tutta l'attenzione perfetta. Poi dopo uno decide dove e come collocare quello che dice. Poi un aspetto da unire alla dizione fondamentale è la tecnica vocale, che però è un'altra materia, che si può fare il corso di dizione e tecnica vocale perché vanno a braccetto, però sono due materie diverse, non è la stessa materia. Quindi la dizione ha veramente degli aspetti interessanti ed affascinanti, anche solo di allenamento del cervello, anche solo di allenamento della memoria, anche solo di aprire a nuove possibilità del linguaggio. Anche solo, non è poco, non è affatto poco, ma per dire, al di là dell'aspetto più la bellezza della musicalità della voce, della musicalità della parola, la bellezza del linguaggio, la bellezza della lingua italiana, ci sta tutto, però c'è anche semplicemente un allenamento, c'è una ginnastica e noi abbiamo bisogno, come siamo fatti proprio cerebralmente, di praticare continuamente delle ginnastiche per continuare a essere in allenamento. Poi ci sono altri mille aspetti, ma io qua mi fermerei. Ecco, poi per chi volesse approfondire, mi può scrivere, mi può contattare, sia a livello di telefono, mi può mandare un messaggio su Telegram, su WhatsApp, per chiedere anche un colloquio telefonico o anche una videochiamata, se la situazione lo richiede, o scrivermi una mail, sia per informazioni sui miei corsi, che ripeto, sulla dizione possono essere in presenza o online. Sia per quel che riguarda anche solo dire, ma cavolo, il tuo video mi è interessato, come posso approfondire questa cosa? Io sono disponibile anche da appassionata, quale sono, a fornire informazioni. Io stessa sono anni, e ora è il caso che mi decida, che voglio scrivere un manuale o dei manuali per regioni di dizione. Sarà più facile che parto con uno, poi vediamo.
Però al di là delle tecniche, delle regole, della metodologia didattica, io vorrei trasmettere in realtà in questo video quella che è la bellezza. Ed è purtroppo qualcosa che è sempre più in disuso, perché siamo in questo momento in una società dove gli aspetti culturali passano in secondo, terzo, quarto, quinto, decimo, ultimo piano, sempre più spesso, sempre più spesso. La lingua italiana, l'addizione della lingua italiana non è qualcosa per parrucconi, non deve essere vista qualcosa da vecchi, da antichi, antichi, poi antico, e beh, l'antico è ciò che è ante, è anche ciò che è in futuro, è anche ciò che è davanti, il vecchio è ciò che è consunto. Però voglio dire, da Matusa, come si diceva una volta, ecco, in realtà l'addizione della lingua italiana è un prezioso tesoro. Si è alternativi in realtà oggi a studiare queste cose. Non si è parrucconi, perché i parrucconi, tradizione della lingua italiana, non gliene frega un fico secco. Quindi, detto ciò, questo è il mio punto di vista, molto accennato alla buona, molto chiacchiericcio. Infatti, io questi video sono tutti fatti a braccio, tutti non leggo niente, non ho alcun appunto, chiacchiero, sono chiacchiere informali per cercare di stimolare l'attenzione su delle materie utili, interessanti, affascinanti e che aprono anche porte su ulteriori orizzonti. Per chi volesse informazioni, io ci sono. E ricordatevi, la bellezza della parola richiede comunque lo studio di certe regole, perché quella parola in quella lingua, come se studio tedesco, come se studio russo, o cinese, ci sono le regole per studiare e poi pronunciare in modo corretto le parole in quella lingua, anche la lingua italiana ha un mondo in sé, spesso purtroppo ad oggi un pochino sconosciuto. Ed è una materia che può interessare non solo per chi la, a chi la pratica su un palcoscenico o registrando o leggendo o parlando in pubblico, può interessare anche una persona che non fa, non svolge nessuna di queste attività, solo per il piacere di conoscerla. Grazie per aver seguito questo mio video e un saluto.